Benvenuti, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Allora, vi avviso già, come premessa, se sentite dei rumori strani di sottofondo, tipo, a parte gli uccellini, il rumore del tagliaerba, è perché la mia mamma sta facendo il giardino. Quindi, siccome qua noi sappiamo che vogliamo solo TV Verità, allora noi rimaniamo fedeli alla TV Verità. Chiusa parentesi. Benvenuti o ben ritrovati sul canale. Oggi video in collaborazione di nuovo con Francesca del canale Scarlett81. Come sapete ormai, Francesca è una di quelle persone che ho avuto la fortuna, perché per me è una fortuna, appunto, ho avuto la fortuna di conoscere tramite YouTube. Lei, come tante altre, ad esempio Carmela, Elisabetta del canale Elisabetta R. Carmela è del canale Carmi Loves Beauty, Ombretta del canale di Ombretta Carnicelli, Elisa del canale di Betty82, insomma, tutte queste persone che ho avuto la possibilità di conoscere e che mi hanno veramente arricchito la vita in questo periodo. Appunto, Francesca fa parte di questa cerchia di persone e è una ragazza che è dolcissima, simpaticissima, veramente molto frizzante, e collaboro con lei molto volentieri. È già il secondo video che facciamo di questa tipologia insieme, e ovvero dei preferiti. Facciamo i preferiti del mese di luglio. Lo abbiamo categorizzato, quindi vi parleremo di qualcosa, di varie categorie che abbiamo studiato, diciamo. E niente, ovviamente vi lascio giù nell'info box il link al suo video. Andate, spolliciate, iscrivetevi, supportateci, perché noi siamo yeah, top, super top. Quindi mi raccomando, non fate i capricciosi. Bene, allora partiamo subito dalla prima categoria, che è quella film. Allora, io vi lascerò poi tutte le indicazioni qua sullo schermo. Io non lavorando con il lavoro che faccio io, lavoro nel turismo, ho praticamente degli orari assurdi, per cui non ho veramente granché tempo da passare a casa, perché sono praticamente tutto il giorno fuori casa al lavoro. Però una sera mi sono concessa di andare a vedere un film che è il mio film preferito, uno dei miei film preferiti in assoluto, e che è Bohemian Rhapsody. La biografia più che altro sulla vita di Freddie Mercury, ovviamente con tutte le vicende legate anche alla band dei Queen, quindi insomma è tutto legato comunque a una passione che io ho, ovvero per la musica e per la musica di questo gruppo. Tra l'altro ho anche due tatuaggi che, se riesco, vi metto in immagine qua. Uno è il titolo della mia canzone preferita, che tra l'altro l'ho tatuato qui, però ora al contrario, non si legge, e un altro invece lo ho dietro il braccio praticamente. Ovviamente il titolo della canzone Innuendo è una delle mie canzoni preferite. Poi, se vorrete, un giorno parleremo anche di questo, insomma, delle canzoni preferite, ma è la mia canzone per vari e vari motivi, proprio legati al significato della canzone stessa, del posizionamento di questa canzone anche proprio all'interno della discografia stessa dei Queen. Insomma, non è solo perché la melodia è carina, ma è la mia preferita per vari motivi. Che, come vi dicevo, se poi vorrete, insomma, ne possiamo anche parlare molto molto volentieri. Quindi sono andata a vedere Bohemian Rhapsody, ma dove sono andata a vederlo? Vi lascio qua ora tutte le info. C'è, allora, praticamente vicino a dove abito io, a Lido di Camaiore, c'era un locale famosissimo negli anni 70-80, più che altro 80, ed era la Bussola Domani. Praticamente era uno spazio dove hanno esordito tantissimi attori e comici contemporanei. Chiedo scusa, ho dovuto chiudere la finestra e ora accenderò il ventilatore, quindi sentirete adesso il ventilatore. Comunque, vi dicevo, appunto, è dove hanno esordito, insomma, molti tra i comici italiani contemporanei più famosi, ad esempio Pieraccioni, Panariello e anche Carlo Conti. Poi, insomma, vi ripeto, vi lascerò varie info, perché per chi è di zona, secondo me è una cosa molto molto carina da fare. Praticamente hanno recuperato, l'amministrazione comunale ha recuperato questo spazio, però
per andare ad aprire una sorta di drive-in. Si chiama Bicinema, vi lascio le info. Bicinema, dove si può arrivare praticamente in bicicletta, parcheggiare, c'è cioè il parcheggio custodito appositamente dalle ANPAS della zona, quindi da volontari. Si paga il biglietto, sono 6 euro. Come è strutturato? C'è ovviamente lo schermo, poi ci sono vari quadrati disegnati in terra dove ci si può sedere per terra, dove si può veramente, si va, si stende il telo. Io mi sono portata il telo da mare, me lo sono steso, seduta per terra. Poi c'è tutta l'area, anche per il cibo, quindi c'è tutto street food, in un'area appunto di questo parco. E poi in fondo, quindi praticamente c'è lo schermo, ci sono queste sedute parterre, in fondo ci sono anche le sedute proprio seggioline. E l'ingresso è di 6 euro, uguale per tutti come prezzo. Si può acquistare direttamente sul sito, che ve lo lascio giù in info box, si possono acquistare biglietti, quindi si arriva con un QR code che viene letto all'ingresso, altrimenti c'è il baracchino, diciamo, all'ingresso, e si può acquistare il biglietto direttamente lì. È stata una cosa veramente veramente carina, perché poi c'era questo maxi schermo all'aperto con la musica, le casse che sembrava di essere a un concerto. E mi sono veramente molto divertita. Bicinema, per chi fosse in vacanza in zona, molto molto consigliato. E questo è stato la parte, diciamo, inerente al film. Per quanto riguarda invece le canzoni, la canzone preferita o le canzoni preferite, in questo mese non è che io abbia avuto una canzone preferita. Ho però riscoperto un po' i Depeche Mode. Anche questa è una band inglese che amo alla follia, ancor più sperimentale, forse anche dei Queen, ma ovviamente si tratta di contesti storici diversi. Sono nate in due momenti storici diversi, per cui le loro avanguardie sono comunque avanguardie contestualizzate nel momento in cui sono nate. E quindi niente, ho ripreso un po' il via con i Depeche Mode, ma niente di che, ecco. Ho ripreso solamente un po' ad ascoltarli, mi sono sempre piaciuti. E non lo so, forse la canzone mia preferita, non lo so. Penso che abbia ascoltato di più sicuramente Enjoy the Silence, Personal Jesus e poi John the Revelator, ma poi li ascolto comunque, a prescindere, li ascolto sempre molto volentieri. Adesso arriviamo al momento beauty e make-up low cost. Qua fortunatamente ho qualcosina da farvi vedere in più, un po' più succulenta. Partiamo dal make-up perché ho un prodotto solo, è caldo da morire, mi trucco pochissimo anche per andare al lavoro, giusto il minimo indispensabile per non sembrare una scappata di casa. E per evitare appunto di sembrare una scappata di casa, io ho bisogno di rifarmi le sopracciglia, perché ne ho veramente veramente poche. Ed io ho utilizzato tantissimo il Gesha Brows di Astra. Tra l'altro, guardate la vergogna, è finito, è finito. Guardate, finito, non sale più manco per niente, proprio zero zero tondo. La mia colorazione, se ve la trovo, eccola qua, è la 3 Brown. Ah, è appunto una matitina automatica, come vi ho fatto vedere, ha la lamina che è veramente veramente sottilissima. Vi dicevo, ha la lamina veramente veramente sottilissima. Qua purtroppo non si vede più, però riuscite veramente a capire quanto sia sottile. Ha il suo scovolino per andare a sfumare e pettinare le sopracciglia, fissata con un gel per sopracciglia. Io ho quello di Benefit che mi sta terminando. Questa mi dura tutto il giorno. Considerate che io ci vado al lavoro dal mattino fino alla sera, vado al lavoro in bicicletta, sto praticamente tutto il tempo sotto il sole, crepo di caldo. E anche alle temperature più alte, questa qua non si muove. Ovviamente non è che sia nel senso, non è la matita dei miracoli, perché ovviamente se poi vi andate a sbaffare, soprattutto dopo tante ore, non è che sta lì come un pennarello indelebile, però regge benissimo, non sbava. Se ovviamente, vi ripeto, dopo 8 o 9 ore non l'andate voi a
a sbavare e niente, questo qua è stato penso uno degli acquisti migliori che io abbia fatto, qualità altissima, brand made in Italy e super 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 low cost, infatti ora la devo riordinare perché è terminata e sono disperatissima, però contentissima di averla acquistata perché in un nanosecondo ridisegno le sopracciglia come se niente fosse. E quindi lei per la parte make-up. Per quanto riguarda la parte beauty, ho un po' più di roba. Allora, partiamo da un prodotto che avete visto recentemente, perché l'avete visto nell'ultimo video. È questo deodorante di Balea con 0% di sali di alluminio all'interno. Questo deodorante ha la pesca e maracuja. Allora, io ho, diciamo un odore particolarmente forte per quanto riguarda la insomma le ascellette. Sudo normale, diciamo non è che abbia problemi di ipersudorazione, però l'odore è particolarmente, insomma, si sente parecchio. Per cui io ho sempre il problema del deodorante perfetto, del deodorante che duri quella vita e mezzo per evitare che poi a un certo punto si puzzi come degli orsi bruni, ok? E io comunque mi porto sempre dietro a prescindere salviette, deodorante, eccetera. L'unico deodorante che avevo trovato che riusciva ad avere una resa per veramente ore ininterrotte era quello della Infasil. Non mi ricordo come si chiama, quello insomma più sudi più sai di fresco, solo che ovviamente lì all'interno ci sono i sali di alluminio come in tanti altri deodoranti, però riuscire a trovare qualcosa che sia, che fosse, scusate, meno come posso dire, che avesse un inci un pochino più carino, per me è sempre stato difficile. Avevo trovato quello di Equilibria che già vi avevo fatto vedere nei video della quarantena. E avevo trovato questo da DM, perché appunto ve l'avevo fatto vedere anche nell'haul del DM, che è il video precedente a questo. E ho detto, bah, vedrai, me lo dovrò portare dietro perché come minimo ogni ora ci avrò da rinnovarlo. Ragazzi, questo qua è una roba assurda. Lo mettete, a parte che le vostre ascelline sanno dopo di pesca, come fosse una Macedonia, una roba assurda, è troppo buono. Ma dura veramente tantissimo. Questo qua mi dura tutte le 8 ore del lavoro. Ovviamente poi, nel caso avessi bisogno, lo vado insomma a rinnovare un po', ci mancherebbe altro. Però dura tantissimo. Non rimane pesante proprio sulla pelle, non mi ha dato problemi di irritazioni, non mi ha dato alcun tipo di problema di reazione allergica, eccetera. Mi ha durato veramente tantissimo. Io con questo posso andare sicura ovunque. Me lo porto dietro tranquillamente, 1,49 euro se non vado errata. Io quando ritornerò a Livorno devo farne scorta perché non posso più vivere senza adesso. E più che altro è comodo perché è in spray, e in spray ovviamente ha anche un impatto diverso sulla pelle, non è troppo, come posso dire, occlusivo, non ha una texture troppo pesante, ecco. Quindi io super consigliato se lo trovate, ragà. O se no, se volete ve lo mando io, ne compro a cassettate e ve li mando ovunque voi siate nel mondo. Poi, per quanto riguarda vediamo un po' il corpo, perché poi i capelli abbiamo qualcosina in più. Amo, amo, amo alla follia questo scrub. Ora voi lo vedete tutto incelofanato perché è nuovo, ne ho finito, scusate, già un altro. L'ho trovato da Iper Soap a 6,99 euro, era in offerta, ma in offerta si trova al di sotto sempre delle 10 euro. Equilibra Scrub Salino Rimodellante, 99,9% di ingredienti di origine naturale. Ha all'interno sali marini cristallini, centella, ippocastano ed edera. Io avevo provato l'altro che aveva anche il rosmarino all'interno. Super balsamico, ha quei granelli che per me che ho la pelle secca proprio spessita sono perfetti appunto per andare a esfoliare la mia pelle perché io, ripeto, ho proprio bisogno di un qualcosa be di bello forte. Sono scrub che io amo perché hanno tantissimi oli all'interno per cui sono anche nutrienti allo stesso tempo. Levigano bene, quindi
scrubano molto bene la pelle. Io lo amo perché veramente noto la differenza sulla grana della pelle. E ora, ovviamente, non è che faccia miracoli a livello di inestetismi della cellulite, però veramente la grana della pelle vi cambia. Se avete la pelle estremamente secca, come vedete poi alla sua spatolina, se avete la pelle, scusate, estremamente secca, ispessita e avete bisogno di sentirvi proprio la pelle rinnovata, io questo qua ve lo consiglio. Ripeto, lo trovate su internet a pochissimo. Per chi ha Hypersoap vicino casa, lo trova molto spesso in offerta. Io lo amo quasi quanto, forse alla pari, quello di Lidl e quello di Geomar. Questi qui secondo me sono i migliori, proprio perché hanno una grana, però vi ripeto, questa qui è una grana bella importante, nel senso non sono granelli troppo grossi, però sono fitti, ce ne sono veramente tanti, quindi fa un effetto favoloso anche per la circolazione cutanea. Io adoro, adoro, adoro alla follia. Adesso passiamo alla parte capelli, ecco, mi faccio un po' più di spazio. Vi voglio segnalare, sempre trovato da Hypersoap, un trattamento capelli che è praticamente shampoo, balsamo e maschera. Io mi sono trovata benissimo. Questi qua di Più Me, questa è una linea che viene prodotta a Livorno, agli stabilimenti a Livorno. Viene rivenduta da Hypersoap. Ora non mi ricordo se sia una linea che viene proprio prodotta da Hypersoap o meno. Quello, se voi ve lo ricordate meglio di me, fatemi sapere. Allora, voi dite: ma non sono della stessa linea. Lo so, non sono della stessa linea, ma l'ho fatto di proposito. Lo shampoo top è uno shampoo con aloe vera e estratto di cocco. Adoro, adoro, adoro per capelli secchi e inariditi. Io faccio due shampoo, quindi due lavaggi con questa. Va proprio a, come posso dire, mi viene un verbo in dialetto, ma non lo voglio dire perché è un po', sembra una roba brutta. Quindi non ve lo dirò. Praticamente vi va proprio a sgrassare molto bene il capello, a lavarlo, però senza appesantirlo e senza inaridirlo troppo, quella è la cosa essenziale. E veramente vi sentite il capello rigenerato, la cute non vi dà assolutamente problemi, nonostante ci sia ovviamente l'estratto di cocco che magari potrebbe portare a ingrassare un pochino di più il capello. Mi sono trovata e mi sto trovando egregiamente con questo shampoo, che vado a integrare poi con il balsamo. E questo qua è per i capelli colorati, quindi io lavo perché ho i capelli ricolorati, lavo con questo, faccio due lavaggi con questo, poi vado comunque a mettere il balsamo illuminante per i capelli colorati che ha gli estratti di melograno, mirtillo e olio di cocco. Super districante, i capelli sono veramente super lucidi, come se avessi utilizzato prodotti da salone professionale. È sempre della stessa linea, appunto per capelli colorati, ho preso anche la maschera. Questa maschera io l'ho provata sia diciamo a secco, quindi a capello asciutto prima di fare lo shampoo, sia dopo lo shampoo. È un qualcosa di fenomenale. Ha un odore che è favoloso, ha veramente la consistenza classica di una maschera, è così rosina, carina. Io adoro, adoro, adoro alla follia. E poi, sempre per capelli, l'ultimo prodotto, ma non per importanza, siamo ovviamente tutto sotto l'ordine dei 10 euro, anche sotto l'ordine dei 5 per alcuni prodotti. Poi, per andare a ravvivare il colore senza dover fare la colorazione tutte le volte, ho trovato sempre da Hypersoap, no, non sono sponsorizzata da Hypersoap, ho trovato questa maschera di BioPoint che agisce in 5 minuti, ma più la tenete meglio è. Priva di ammoniaca, si chiama Chromatics Brunette o Chromati Brunet, non lo so, lasciate perdere. È per capelli castani e castano scuro, è una maschera che è sia colorante che trattamento. Io prendo il cioccolato dorato, voi la trovate in questa confezione qua di cartone che ora vi faccio vedere. Praticamente all'interno trovate una busta dove c'è il trattamento, quindi voi vi lavate solamente i capelli, poi applicate questo, lo tenete in posa quanto volete, io lo tengo anche un'oretta, poi andate a sciacquare e vi asciugate i capelli e procedete alla piega.
Questa è una bustina da 30 ml, ma vi giuro che se avete un capello medio lungo vi basta. Se avete un capello corto vi avanza, quello ve lo garantisco. Per il capello lungo probabilmente ve ne consiglierei, vi consiglierei di acquistarne due. E dice che duri per 4 lavaggi. A me personalmente dura anche di più. Quindi trovate nella confezione la busta con il prodotto e anche la bustina con i guantini per l'applicazione. 3,87 euro, 97, non mi ricordo. È fantastica, è veramente trattamento e colore allo stesso tempo. Adoro, e quando vado da Ipersop faccio scorta, perché soprattutto l'estate, dove non ho tanto tempo per andare dal parrucchiere, per me è proprio un toccasana. L'ultima categoria, ma non per importanza, è l'oggetto del mese, oggetto, accessorio. Io, se riesco, ve ne faccio vedere ben tre. Allora, primo oggetto è questo zainettino piccolino, spero riusciate a vederlo, ecco, così vedete meglio. Questo zainettino piccolo piccolo di Primark. Ah, vedete, all'interno ha questa unica tascona grande con una taschina interna piccolina. Ha la cerniera per la chiusura e un'altra taschina qui sul davanti. È uno zainetto piccolissimo, vedete anche gli spallaccini regolabili, molto piccoli. Pagato 10 euro da Primark, ovviamente ecopelle. Io adoro gli zainetti, per cui ho voluto prendere questo. Di solito io vado in giro col mio zaino una papiri, però insomma volevo anche qualcosina per cambiarmi. Ho trovato questo, l'ho comprato e mi sto trovando benissimo. È quello che uso in assoluto per la maggiore. Poi, ora vi riporto e vi rizoomo, altro oggetto accessorio del mese sono i miei occhiali. Questi sono quelli nuovi, perché tanto io uso sempre il solito modello perché mi piace come mi sta, mi torna, eccetera, ma vi faccio vedere il modello nuovo che mi sono presa per il compleanno autoregalandomelo, e anche se ho sempre in uso il modello vecchio, ma è uguale, uguale, identico. Voi dite, ma che te lo compri a fare, non vuoi cambiare? No, perché mi torna bene. E sono i classici Wayfarer, eccoli qua. Sì, se mi cascano, ragazzi, è finita. Ray-Ban Wayfarer con la montatura tartarugata. Sono i miei occhiali della vita in assoluto. Li utilizzo da sempre. Li avevo acquistati la prima volta perché era uscito. Cioè, sentite là il problema che c'ho io. Era uscito il film di Twilight, quindi ai tempi dei tempi. E ovviamente Edward Cullen, che occhiali da sole poteva mai avere se non dei Ray-Ban Wayfarer? C'è stato il boom degli Wayfarer e io, vai, presi e via. E da quell'anno lì, che non mi ricordo che anno fosse, ho continuato ad acquistare sempre quelli, li ho sempre maciullati, proprio distrutti, però mi sono sempre durati tantissimo perché la montatura è veramente super robusta. L'ultimo accessorio oggetto del mese. Questo qua, vi faccio vedere insomma che cosa ho combinato. E sono, diciamo, gli oggetti di cui vado più fiera. E ve ne faccio vedere una. Eccola qua, sono le mie scarpe. Queste sono delle Classic All Star. Erano bianche, vedete che dentro sono anche tutte rotte, cioè sono usate perché sono sempre, cioè sono mie. Erano mie, il problema è che essendo bianche, vedete qua, questo è quello che è rimasto della vecchia scarpa. Praticamente lavando, 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 il bianco poi non è più bianco brillante come, insomma, come appena acquistate. Quindi che cosa ho deciso di fare? Mi sono comprata i pennarelli per la stoffa e le ho personalizzate decorandole tutte quante. Mi sono messa lì, me le sono decorate, addirittura ora sto facendo anche una magliettina con un disegno, poi vi farò vedere. Ovviamente tutto super artigianalmente perché io non sono capace a disegnare manco, neanche se ci fossero i puntini sotto da unire. E niente, queste qui sono veramente, diciamo, l'oggetto di cui vado più fiera, perché non volevo buttarle, perché comunque bene o male anche la suola sotto è abbastanza integra, non è troppo consumata. Non volevo buttarle perché mi dispiaceva, cioè solo buttarle, diciamo, per un capriccio del colore del bianco che non fosse più lo stesso bianco. Ho detto, bah,
Proviamo e ho provato a personalizzarle, il risultato mi piace assai e niente. Me le sono ripersonalizzate, addirittura quando sono andata a comprarmi gli occhiali da sole che vi ho fatto vedere prima, le commesse mi hanno detto: "Ma comunque complimenti per le scarpe". Io: "Grazie". Le ho rifatte da sola. Ma come le hai rifatte da sola? Pensavamo che fossero un'edizione limitata. Guarda, sono veramente, veramente belle. Quindi mi sono sentita ancora più soddisfatta. E niente. Poi, se magari voleste un tutorial su come ripersonalizzare qualcosa, eccetera, fatemelo sapere. E niente, questa è proprio la cosa di cui vado più fiera in assoluto. Siamo giunti quindi alla fine del video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi dato qualche consiglio su qualche prodottino che magari non conoscevate o che già conoscevate e che magari non, diciamo, non avevate avuto tanta ispirazione nell'acquisto o insomma, spero comunque che vi sia stato di aiuto vedere e sentire un po' le mie recensioni. Vi ricordo di andare a vedere il video di Francesca, io sono curiosissima di capire che cosa, di vedere che cosa ha combinato. E niente, iscrivetevi ai nostri canali, iscrivetevi al suo canale, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella se insomma vi sono stata simpatica e se vi possa far piacere rimanere aggiornati sui prossimi video. E niente, se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!